Riprendiamo il nostro viaggio. Perché qui io. I believe Jalen has some questions for you, Kay. Salve. Oh, okay. I'll check in. Kay. If you try to leave Tatooine while Jabba has promised to have us killed for doing so, I will be jumping out of the escape pod and into space. That would be a more forgiving death. Okay, okay. Don't be so dramatic. Ok. Stavo dicendo, dobbiamo abbandonare il pianeta. Lui non vuole, però dobbiamo abbandonare il pianeta per cercare altri membri dell'equipaggio. La prima ricerca è andata molto male, il tizio è morto dopo averci tradito. Senti, però io con Jabba the Hutt dovrei aver risolto, quindi senti, mi fai andare via dal pianeta? Anche se hai detto che ti butterai nello spazio. Vediamo se lo fa davvero. Che altro io qua, con l'impero che ci dà la caccia, non so se ci starei, ecco. E siamo nello spazio. Jalen, we made it off planet. Good. Replacing our heavy is one thing, but finding a new you, not possible. Thanks. On the bright side, I worked it out with that bounty hunter. Maybe, I think. Trust is a trap, Kay. Now, I've been chasing down a lead for a second slicer. I'll keep an ear out for some muscle. Maybe we don't need two slicers. I can do it myself. Even you can't be in two places at once. I'll take care of things on my side, Kay. You focus on yours. Yeah. Okay. Thanks. Ok, quindi come così facciamo? Wait un attimo. Ok. Sì, teoricamente calmo, calmo, che succede? Perché la nave si muove da sola? Calmi. Noi siamo su Tatooine. Possiamo andare all'orbita di Toshara, l'orbita di Kijimi e l'orbita di Akiva. Toshara credo sia il pianeta iniziale, quello dove siamo stati. Non proprio l'inizio del gioco, però quello dove abbiamo mosso i primi passi nel mondo aperto. Se non ricordo male, qui invece sono i mondi delle missioni, quindi Akiva. Spooling the hyperdrive. Sì, alla fine LD5 era preoccupato, ma non si sta facendo tanti problemi a stare con noi e ad abbandonare il pianeta. Andiamo. Sopravvissuto a Jabba. Olè. Dopo non essere riuscita a reclutare il mercenario Hoss, Kay è sopravvissuto a un incontro con Jabba the Hutt e il suo Rancor, collaborando suo malgrado con Vale, la cacciatrice di taglie degli Zerkbesh. Anche senza un combattente, Kay decide di attenersi al piano, irrompere nel cavo di Sliro con la sua banda e mettersi nel colpo della vita. Ok. Wow, it's so green. That's right. You've never been somewhere this è molto verde, ci sono anche molti asteroidi. Sembra molto bello questo pianeta. E teoricamente qui dovrebbe esserci un altro delle missioni. Anzi, se io faccio così, la mappa ci mostra ciò per ora, va bene. Qui c'è il ripara droidi. Eccolo. Mentre Kijimi era l'altro, appunto. Sembra essere innevato come pianeta.
Certo che spero ci siano missioni missioni principali ancora nello spazio, perché ne abbiamo fatto una sola della storia principale. Ci sono un sacco di robe secondarie da esplorare, però. È ancora così lontano. Ok, ci siamo invece. Smuggling, wildlife trafficking, rebel activity. Figo. Aren't they friends of yours, Kay? Sure. And I owe them after our little run-in on Kanto. Ah. We were all using sarcasm. Excellent. We need a gifted droidsmith to get past the gatekeeper. You say Kadeek's our guy? I believe you. For the record, he doesn't. What does a petty criminal from Kanto Bight know about droids? No, he knows all kinds of things. Like how to remove a restraining bolt without detection. He's got the spike that can erase protocols. If you keep talking, I'll be forced to blast you. And Kay, I don't need help. I'm not broken. Beh, insomma, c'è uno squarcio in petto, un po' rotto, lo sai. Si è un po' offeso del discorso il nostro ND5. Comunque, questo. Right. Aia, non posso far scendere lo speeder. Questo ripara droidi si trova in una città. Mi sa che questo pianeta non è liberamente esplorabile. Infatti, non posso far scendere neanche lo speeder, come stavo dicendo. Che cosa ND5, what's this? A hollow tracker. Used to belong to Jet Cordo, the former owner of the Trailblazer. Oh, I thought Sliro owned the Trailblazer. You're not the first to steal this ship, Kay. Here, there's a holodisk inside. Take a look. Hello. This is Jet Cordo. It's almost time to do this job, but first we need some precautions. That thing you're holding is a holotracker. Trade League members, such as myself, use them to find vaults to store contraband. But I've taken a couple of those vaults off the grid. No one's gonna find them, but us. Just don't lose that holotracker in the discs. Because we don't want anyone else to find these vaults and take the score. I have spoken. Huh. Why'd it shut off? Looks like the holodisk is attuned to Tishara. You're going to have to go there to reactivate the device. It should guide you to Jet's vault. Ok, è una missione secondaria questa. Should be easy. Let's see what Jet left behind. Pensavo di raccogliere un oggettino io, sinceramente, non di fare tutto sto macello. Ok. E c'è un cavo con dei tesori. In questa. Nel primo pianeta, credo. Ma allora, per il resto io, ma posso scendere da qui oppure sono incastrato per sempre? No, da qui, ok. Eccoci. Kay, start at the Alcazar. It's a cantina owned by a local gangster named Surratt Nuat. If your droidsmith friend is as good as you say he is, Surratt will know him. Anything else you can tell me about this guy? Surratt is a smuggler. He uses the catacombs under the city to move his merchandise. He's also a psychopath. And word is, he picked a fight with the Pikes in Mira. Thanks. That helps. You won't thank me after you meet Surratt. 19, sir. È molto carina questa città, devo dire. Però appunto, qui siamo
Siamo in questa mappa, non credo ci sia modo di uscirne poi, eh. Cioè, non penso che puoi liberamente esplorare questo pianeta. Anche perché io avevo sentito, poi non so se mi sbaglio, che c'erano due pianeti principalmente, cioè Tatooine e il primo che abbiamo visto. Quindi forse ora avremo delle mappe limitate. Vediamo, vediamo, perché in realtà a me la cosa piace. Cioè, può sembrare che lo dico negativamente, però io sono contento. Tanto avere una mappa aperta che è un deserto, che cazzo te ne fai? Cioè, meglio una roba più piccolina come una città con tanti bei dettagli, a mio parere. Something smells good. Vai, curiamo un po'. Tu sei il coso che sta insieme a Jabba. Ci assomigli. Non puoi salire qui. Mi sono già perso. Beh, direi che mi sono incastrato in una zona in cui non devo stare. Ma scusami, la missione principale sta di fianco alla mia nave. Ma cominciamo davvero così? Trova Surat Nuat all'Alcazar. Allora, aspetta. C'è qualcosa che non mi torna. Intanto devo tornare indietro. You're behind on taxes, citizen. ND5. I'm seeing a lot of imperials. Ah, è di qua. Worry more about the threats you don't see. The syndicates are locked in a struggle for control of Akiva's lucrative black market. Tread carefully, Kay. Just ignore them, Nick. Cosa vuoi che... Cosa vuoi farmi osservare esattamente? Devo sbagliare tasto, mannaggia me. Ma, ok, scusate. Nella mappa la questa la vedo qui. E poi nella bussola mi porta qua. Ma che cazzo succede? È tutto strano sto gioco. È un altro bug, mi sa. Vabbè. Ci siamo comunque. Ecco, vedete, è davanti a me l'obiettivo. Ho sbagliato tasto. L'obiettivo è davanti a me, noi siamo qui. Però io sto tracciando questo punto. Vabbè. If you're here for the Sabacc tournament, you're too late. What? No, I need to see your boss. Go ahead. You'll find Surat in the back. Thanks. This place big on Sabacc? Some high rollers in town. So every chance Emira wants to take their shot. Good to know. Hey Jalen, you there? I'm about to meet Surat, but I need some leverage here. Why don't you offer Surat spice in exchange for information on your friend? Oh, yeah, that could work. Consider it an investment. Watch yourself in there. Ma se provassi a giocare a Sabacc. Come si chiama? Sabacc. È un gioco diffuso in tutta la galassia in cui i partecipanti devono difendere le loro chip dalle tasse imperiali. Quota d'ingresso 50 e vinco 100. Proviamo. Vediamo com'è questo minigioco. Nel sabacc di Kessel investi delle chip per migliorare la tua mano e ottenere una coppia, un sabacc. Per vincere un round devi avere una coppia, un sabacc con valore il più possibile vicino allo zero. L'ultimo giocatore con delle chip a disposizione vince la partita. E il contenuto del piatto dei crediti.
Sì, ma scusa, vicino allo zero, io cosa dovrei capire? Che sono ste robe? Passa, pesca. Pesca. New card. Qua. Questo è un 3 e l'altro un 2? Scarta e termina il turno. Scarta questo. Sì, quindi io teoricamente ho dei 2. Ora è un sabacc, quindi una coppia di carte, una da ogni mazzo. Più i valori delle carte sono vicini a zero, più il sabacc sarà forte. E Nikki, Nanolia. Ok, stanno giocando. Gini Nolia. Prova a migliorare la tua mano pescando, o se la tua mano ti soddisfa così, puoi passare. Secondo me, meglio di così non farò mai. I stand. Passa, passa. G, Anya fa. Che impari, Nolia. Passa. Yeah, stand. Fa. G, Nolia. No, no, la vinco io sta mano. Sono certo. Sabacc. Diventa sabacc. Io ho 2, 4, 1 e 6. Il vincitore del round riprende le chip che ha pagato durante il round. Se perdi senza avere un sabacc, paghi un numero di chip pari alla differenza del valore delle tue carte. Se perdi con in mano un sabacc, paghi una chip. Tutte le chip pagate vengono perse. Hand him over. Quindi lui ha perso. Adesso siamo 1v1. Ok, ok, adesso sono pronto a vincere. Ho un 6 e ho un 1. Chiaramente pescheremo e dropperemo il 6. I gettoni cambio sono carte effetto che si possono giocare solo prima di pescare o passare. Per questo turno il giocatore pesca senza pagare alcun costo. Vai, usa. Bad news, everyone. E quindi peschiamo. Something good. Oh, non capisco che carte siano, che cazzo ne so. Butta. E Nikki, Nanolia. Le carte impostore assumono il valore e non ho fatto in tempo a leggere. Gli altri giocatori devono pagare una chip. Vai, rompigli un po' le palle. Paga. E poi io pesco. Pesco di nuovo. All right. Vediamo. Ma cazzo, ne ho prese due uguali. Non ci posso credere. Nanolia. Pesca. Riprovaci. Impostore. Lancia i dadi per impostare il valore quando si scoprono le carte. Cioè? Le carte impostore assumono il valore di un dado. Io non ho capito. Cazzo, ha fatto 1-1 sabacc. Imposter here. Mi ha fregato la grande.
I dadi sono stati lanciati, scegli uno dei valori ottenuti per la carta impostore e completa la tua mano. E mai... Aspetta. Questo. There it is. Siamo pari. Easy. Abbiamo fatto pareggio. Vabbè, ma io voglio uscire adesso. Basta, cioè doveva finire qui la partita. Niente, altro round. Mi sono incastrato. No, posso uscire. Esci, esci. Abbiamo vinto qualcosina, dai. Fa niente. Ah no, li ho persi perché non sono andato fino in fondo. Anche se ero in vantaggio. Va bene. Perfetto. Abbiamo perso soldi. Li ruberemo da qualche parte. Hey, just need to see Surratt. Sure. Good luck. Oh, Criff. Who is he? Someone who betrayed me. Get out. Wait, I've got something that could make you very rich. I just need some information. What kind of information? I'm looking for a Rodian named Gadeek. Just need a location. Non dirmi che è quello sul tavolo. I've got two shipments of Sansana spice. It's yours if you can tell me where Gadeek is. I see. Deal. You'll find your Rodian at an Imperial research station. Unless the Hutt cartel has already killed him. What? Why? What did he do? You can ask him. He only has himself to blame. It's my brother. What? The man in the table. He took my eye. But I took everything else. Yeah. I see the resemblance. Ok, bene. Abbiamo la nostra informazione. Dobbiamo raggiungere una base imperiale. Hey, ND5, Jalen, I've got a lead on Gadeek. He's working at an Imperial research base. He's Empire. We should call this off. Gadeek didn't get a choice. It was prison or enlist. Anything else we should know? He's also made some enemies on Akiva, but I'll take care of it. Make sure you do, Kay, because this has already cost me enough. Dobbiamo andare a 5 chilometri? E come ci arrivo in sta base imperiale, scusami? Aspetta, c'è una mappa in realtà. For the record, this is a terrible idea. Non è solo la città, c'è una mappa del pianeta. Ok, avevo detto che ero più contento con delle mappe chiuse e quindi non so che dire ora, però va bene. Esploreremo. Allora, come si esce dalla città innanzitutto? Io dove sono? Ok, stiamo andando dalla parte giusta, si direbbe. Quindi si va? Ma questo? Che cazzo di mezzo è? Beh, ragazzi, che dire? Cioè, a me sembra che graficamente siamo davvero indietro da paura qua. Cosa sto vedendo? Cioè, com'è possibile che
che questo è stato il massimo che si è riuscito a fare. È davvero... Sì, ci sono tanti dettagli, va bene, però... È tutto così scarno. Poi le texture sembrano davvero basse. Cioè, che pure... Voglio dire, c'è... Il gioco di Avatar dell'anno scorso l'ha fatto Ubisoft stessa, è bellissimo praticamente. Non capisco proprio. Surratt mentioned Gadeek might have problems with the huts on Akiva. Any idea why? Hard way it is. Okay, where was I? Hey, ND5. Surratt mentioned Gadeek might have problems with the huts on Akiva. Any idea why? I'm seeing a lot of chatter about the Empire decimating the syndicates here. Perhaps your friend is involved. Huh, that really doesn't sound like Gadeek. The Empire changes people, Kay. Remember that. Sounds like a chance to score some nice contraband. Tell me, Kay, does your droid Smith have experience with TT-8L gatekeepers? Sure. I mean, a droid's a droid, right? Hardly. The Y7 models are notoriously fickle. Yeah, I got a taste of that. Deke's always had a way with droids. I'm sure he likes them more than people. I don't disagree. Hold on. Che palle, vengo interrotto ogni due secondi, praticamente. Sorry, what were you saying? I don't disagree. Ah, ok, la chiamata era stata interrotta alla fine. Quanto è la mia fama? Cosa vuol dire? A livello di ricercatezza? Non ne ho la più pallida idea. Diciamo che non stiamo curando molto le relazioni con i vari gruppi. No, comunque, cioè, io ve l'ho detto. Ero molto più felice ad avere una mappa chiusa in città. Siamo usciti dalla città... E cazzo, è davvero... Ci sono tanti dettagli, però è, per me è brutta tutta questa roba, è inutile. Beh, la PlayStation 5 può fare molto più di così, dai. Okay, is the climate affecting your speeder? Seems good. I kinda like a little rain. Ma Dio mio, iniziamo, eh. Iniziamo. What's that you were saying? People from desert worlds often find the amount of moisture on Akiva unsettling. Good to know. I don't mind it. You'll reconsider after it's rained for 3 cycles straight. Vai, facciamo sto salto. Territori dell'impero, ci siamo. There's the base, but I don't see any huts, Nix. I hope Gadeek's okay. Trovo un modo per accedere alla base. Ok, la solita base imperiale. Magari posso entrare da quella diga? Vediamo. Kai. Così ci facciamo notare. Colpa mia, però. Eh no, però, dai! Ma che cazzo, un saltino nel fango! Un saltino nel fango, ma ti prego! Ecco, vai con lo speeder, va. Ma come? Che succede? Cosa fai? Qual è il problema? Capito, zona vietata, ci stiamo infiltrando in una zona imperiale di nascosto. Mi stai a rompere i coglioni che sono vietati gli speeder, ma scusami.
Che discorsi? Ok. Trova un modo per accedere alla base. Quindi questo è il nostro primo grande problema. In realtà da qui non si accende da nessuna parte, mi sa. Esattamente. Dobbiamo scendere. No, tirati su. Eccoci. Siamo nella base, giusto? Ho detto di scendere la scala, perché è saltata? Ma io boh, ragazzi, non lo so. Ah, ma perché proprio sta base è sigillata completamente? È esattamente, è proprio non, cioè, è impossibile entrare in questa base. 95, I've made it into the base. If I know Gadeek, he'll have holed up in a workshop somewhere. All the maintenance facilities are located in the sublevels. Sending you the location of the primary turbo lift. Devo andare giù. Ok. Non rompere. Dobbiamo andare giù. Ripeto. No! No! Il calcio nei coglioni! No! Non ci sta! Ma cosa fai? Gli ha tirato un calcio nei coglioni. Un calcio, un pugno, scusate. Gli ha tirato un pugnazzo nelle palle. Quello tipo... ovviamente ha sentito un dolore incredibile. E poi l'ha finito. Ma che cazzo? Ma si vede che non è una Jedi lei, eh? Non ha proprio onore. Dai, su. Questo era easy. Guarda, i crediti che ho perso prima giocando a carte. Recuperati. Telecamera disattivata. Ok. Ma cercheremo di attraversare, di andare dall'altra parte, no? Droide, zitto. Ma cosa? Ma cosa sta fa... Ma che sta succedendo? Mi ha fatto il fischione. Ma ce n'è un altro lì, ma ti potevi far sgamare. Ma io non lo so, ma come cazzo gli viene in mente di fare il fischione? Cioè, in una base imperiale, dobbiamo essere super stealth, tiri un cazzo di fischione per trollare il tipo. Vabbè. Vai, sabotato, cosa dobbiamo fare? Andiamo avanti. Bello, bellissimo comunque, cioè siamo proprio all'apice del gaming. Sì, sì, lei è proprio senza, è senza onore, eh. Senza onore e senza pietà, esattamente. Non gliene frega niente. I hope Gadeek's close. Ugh, this might not be my best idea. Vabbè, bypassalo. Ho notato che durante questo puzzle anche il controller lampeggia. Carino. Profonda questa base, si direbbe.
Buonanotte, chi va? Buonanotte. Domani avete scuola? Io sto andando completamente a caso, ma perché questa sembra essere l'unica via giusta. Sperando che sia giusta, effettivamente. Ah, siamo in una zona vietata? Veramente? Ah. Chi l'avrebbe detto? Oh, wow. Oh, damn Ferric. I think that I know someone's coming now. Così, lo disattivo, poi. Devo capire i cavi da dove arrivano, no? Next, push the button. Vai, spegni quella roba. Qua non c'è nessuno. Siamo completamente soli. Vai, spegni il robot. Posto. Non ho spento il robot, vero? Aspetta. Attaccati qua. E quindi? Non si dovrebbe tipo spostare e portarmi dall'altra parte? Togli l'alimentazione e la torretta. Ho capito, ma... allora tu vai lì e io sto qua. Così? E lui come fa a prendermi? Lui resta lì. Ah, ok, giustamente, scusate. Si teletrasporta su di te. Avevo considerato questo dettaglio. Perfettamente senso. Ora la disattiviamo. A posto. I hope. Okay. Could you better be close. I don't know what the Empire wants on Akiva, but the Vipers they use for Project Swarm don't have what it takes. Something special. Maybe they'll post me somewhere closer to home. What did you do, Kadeek? Infatti, che cazzo hai combinato? Non si è capito molto. Per ora. Bene, quindi? Di qua sembra non esserci nessun passaggio. E ora scendiamo, immagino. Come on, Nix. We want that turbo lift. Turbo lift? Ah, ok, sì, dove sarei andato? Perfetto. Dai, Nix, non farmi aspettare. Andiamo. Anche qui non c'è nessuno? Buono.
Long time no see. Get many visitors? Is that Kay Vess? Couldn't be. Eccolo. There's no way she would show her face here. I got a job. The kind we used to dream about back on Kanto. Well, I'm done dreaming, Kay. Look where the last one got me. I know you got enemies. I got a problem with a gatekeeper droid. Let's make a deal. You have a ship? I got a ship. And a BX series commando. Original parts? How would I know? No, un feticista di robe. Ask him yourself. Okay. Okay, I'm in. Ah, ci sta. Great. Stato facile. Bene. Just like the old days, right? Katik! Can we leave now? Yeah, let's do that. Quindi loro sono vecchi amici, però non si è ben capito perché. You're not coming with me? I can still use my credentials to get out. Now there's just one little Viper droid problem to take care of before we leave on this job of yours. Does it have anything to do with why the Hutts want you dead? Let's just save the details until we've both made it out safe, okay? Mm. The garrison is gonna do a full security sweep. Kay, I've unlocked the rear access hatch. Get yourself out of here. We'll talk. Come on, Nex. Ok, quindi ce ne andiamo da soli e lui ci raggiungerà poi. È il momento di sparare? No, eh? Sì. Oh, la Madonna, così subito! Cazzo spari, Kay Vess. No, torniamo alla modalità normale. Ci siamo? Madonna, che mira di merda! Bene. Qualche modo si è fatto. E ora? Di qua. Sì, andremo sparando cattivissimi, mi sa. Ormai. Ah, cazzotti! Giù, 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 giù. Anche perché, cioè, passare stealth da qui penso sia impossibile, comunque. Scusa, ho visto un oggetto. Aspetta, torna giù. Ok, adesso possiamo andare. Andiamo, andiamo, andiamo. Nix. Posso sparare a Nix? Aspetta però che mi hanno tipo notato tutte le guardie della base. Giù. Dai, prendi il blaster. Andiamo. Beh, ma siamo fuori praticamente, no? Vai, sti cazzi. Vattene. Ma io ero arrivato da lì. Ah no, perché dovevo appendermi. Dovevo appendermi. Ok, ci sono, ci sono. Dove siamo ora? Vai. Vabbè, l'oggetto se ne starà lì. Fa niente, andiamo. Comunque
seguendo mi hanno colpito mezza volta, sono proprio scarsi. Easy. Tra l'altro non eravamo costretti a entrare di qua, però mi sa che, cioè, è stato un caso, ho trovato come ingresso l'uscita. Good. Jalen Spice has been delivered to Surratt. I advise that you find out why the syndicates are after your friend and then fix it. Oh, I'm gonna find out. He's always had a talent for getting himself into trouble. I am in no way surprised. In the meantime, I have moved the Trailblazer to Sasheen to be closer to your location. Ok. Quindi lui non lo becchiamo più per ora? Cioè lo troveremo alla nave, tipo? All right, Kadeek, how do we fix this droid problem? Can your speeder go over water? If it's shallow. We got to deal with that first. My friend Demon Wexley can get you a hydro repulsor. He's got some family in Sasheen village. Ask around there. Okay. Kay, Surratt contacted me. Sounds like he has a job for you. Oh, that's a surprise. Ok, dobbiamo potenziare lo speeder praticamente. Quindi. Dove straminchia devo andare però? Devo andare qui. Ma siamo sicuri? Viaggio rapido. Ok. Ah, perfetto, hanno spostato la nave vicino all'uscita. Che poi, no, forse era già qui in realtà. Vabbè, comunque. Perché non mi dai il segnalino di dove cazzarola devo andare? Mm? Procurati un idropulsore da Temmin. Controlla gli indizi del menu abilità. Sì, ma se tu me lo segni qua, uno pensa di dover andare qui. Ma in realtà mi hai detto che devo andare in un villaggio. Non è questa città, quindi. Tired of walking, Nix? No, io non ho sonno. È presto ancora. Beh, la live non andrà avanti ancora per molto, però poi non vado a dormire sicuramente. Allora, cerchiamo di capire un attimo. Un attimo fa noi eravamo qui. Ecco, questo. Dobbiamo andare qui. Ci siamo forse anche allontanati, però. C'è un traffico incredibile qua. Dove va tutta sta gente? Nella giungla. Ma santo cielo, dai! Ma dai, ma non può essere serio. Cioè, ha pure chiesto, ma lo speeder può andare sull'acqua? Su quella bassa sì. Cazzo, è appena... ci ho puntato... non so neanche come chiamarli, perché non ha le ruote. La punta nel del mezzo, nell'acqua bassa, mi ha desponato. Che esagerazione. Va bene, va bene.
Dai, torna su. Ready to go? Ok, c'era un ponte da qualche parte. C'era un ponte. Dov'è? Sarà giusto di qua? No, devo andare avanti, girare a destra. E questo è il ponte, ok. Praticamente dobbiamo imparare la mossa surf per andare avanti. Cioè, proprio hanno messo come limite della mappa l'acqua, così. Va bene. Io ricordo sempre che... Che fastidio. Ricordo sempre che comunque abbiamo una fottuta nave da guerra che si potrebbe usare per atterrare in questo villaggio in cui dobbiamo andare, insomma, anche oltre l'acqua senza problemi, ma vabbè. Usiamo l'espediente dello speeder che è limitato per fare quello che dobbiamo fare, va bene. Va così. Mi spacchiano i salti che fa quando cade letteralmente per una foglia a terra. Tipo un attimo fa c'era un sasso nascosto dai cespugli, manco l'ho visto. Devo andare di qua? No. Seguiamo la strada. Quindi svolta a destra. Ah, mi stanno seguendo intanto. Vabbè, ci sta. Tanto. Whoa, there's a whole village hidden in the jungle. I'm not detecting any guards or sentry posts. No security checkpoints. In fact, a very limited presence of technology. Sounds nice. Ok, ora dobbiamo trovare qualcuno che si occupi degli speeder. Non sto vedendo speeder. Forse dovremmo poter parlare con le persone per chiedere indizi. Ah no, ecco qui. No, questo è il mio speeder, aspetta, non c'entra niente. Tu vuoi parlare con me? Vabbè, tu hai gli speeder strani di questo pianeta, anche qui li hanno. Forse siete voi. Anche perché, sì. Apparentemente punta qui. Vediamo. Hey, nice collection of Balabala speeders. Got nothing on mine though. Yeah, I've seen you around on that thing. Nice condition for vintage. Can't believe you've got that old relic running. My speeder's not that old. Bet it could still outrun anything you have. Maybe. More importantly, it doesn't have that Balabala sound. More discreet. And I could use someone discreet to do a few delivery runs for me. What's the job? Drop off three messages. They're encoded to keep them confidential. Got an order list right here. La missione secondaria. No, mollami subito. And? Mollami. No, non mi interessa. I'm non not interessa. Doing this for free. Non mi interessa. Batte. No. Tu stai rompendo il cazzo. Con chi devo parlare? We do repairs, sell parts, you name it. Sei tu? Hey. Potenziamento. Sì, beh, questo è un meccanico, però. Prestazioni base, manovrabilità.
Cioè, quindi li hanno fatti scomodi apposta, perché poi tu li potenzi per farli più manovrabili. Cioè, di base sono scomodi appositamente. No, ma non è quello che cerco. Come on back if you need something. So long. Mi dice di andare a 5, 4, 3. Qui. È lui. Mi punta qua. Ma lui non ha interazione, non fa niente, sto tizio. O semplicemente vuole che io entri in questo paese. Eh sì. Che l'indicatore non serviva a nulla. Tu? Beh, se non troviamo niente al volo, conviene parlare con gente a caso e basta. No one in town seen Tim for days. He's not in the shop either. Vi gioca a sabacche. Questi non parlano, jukebox. Comunque, la missione secondaria che ho detto no, 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 schippo, schippo. Cioè, praticamente consegna dei messaggi. Vuol dire vai da punto A a punto B. E poi magari torna indietro per dar conferma. Cioè, ne ho fatti troppi di giochi del genere della Ubisoft. So già dove va a parare. Sì, però non ho idea di dove andare. Quindi parlerò con questo tizio sospetto. Vediamo. Need something? I've seen how you handle the terrain. You're not too bad on that speeder. But are you up for a real challenge? Ma non mi frega un cazzo, ma che challenge devo fare, Not dai? today. Sì, You're passing up a real opportunity. perdo l'occasione, va bene. Fammi vedere se... Quando dici qua, intendi che letteralmente è lì? La persona che cerco? Lì a destra? Questo coso, ma perché prima non me lo indicavi? So you can read fortunes, huh? What can you tell me about mine? Yes, weary traveler. I have the ability to sift through the layers of the galaxy and see what is mapped in the stars for you. I hear a but. But traveling the threads of fate is very draining. I could muster the strength if I was given an appropriate offering in return. Ma cosa cazzo sto Of course. facendo? Why would this be free? No, allora, no, non è possibile che la mappa mi abbia portato. Cioè, ma c'è qualcuno in chat che sta capendo cosa devo fare? Cioè, con chi devo parlare? Allora, girati. Qui. Qua non c'è nessun altro. Quindi è un indicatore che è comparso qui a caso. Ok. Tu cosa mi Did dici? you say Temin? I'm looking for Temin Oh, a Wexley. caso, così, a muzzo. I'm his aunt, Esmel. This is my partner, Shireen. Who are you? Name's Kay. I need a speeder mod. Ole. You work for Surratt? No. No. What then? You run with the pikes, is that it? Do I look like a pike? I just need a mechanic. Sorry, Kay. Tensions are a little high around here. Temin's dropped off the holomap again. He's probably off scrapping. He says he's off scrapping. What if he's in trouble again? I could find him. Where's the best scrap around here? There's an old junkyard out by the lake. You could try there. I will. Thanks. Madonna, però che fatica, eh? Mamma mia. Devo andare a 2 km di distanza ora. Mi sta piacendo il gioco? Ecco, questa domanda arriva in un momento davvero critico. Diciamo che queste fasi qui non mi piacciono. Il fatto è che sono riusciti a ficcare le seconda... Queste sono missioni secondarie che io voglio evitare, ma le hanno ficcate nella quest principale, le devi fare per forza.
Cioè, tipo, vai lì, parla con una persona, devi perdere il tempo che non li trovi, cioè. Soliti discorsi. Ah, e questo non è un passaggio, bene. Sarebbe bello poter ragionare su dove andare se non mi sparassero di continuo. Ok, c'è una discarica vicino al lago. Chi non metterebbe una discarica vicino a un lago, giusto per inquinare le acque? Casco con lo speeder? No. Figurati. I piloti dei caccia hanno il casco, ad esempio, ma sullo speeder. Cioè, tanto è impossibile cadere dallo speeder, non... come potrebbe mai accadere? È un mezzo totalmente sicuro. Siamo tornati nella zona dell'impero. Sì, non sono convinto sia la via giusta. Porca puttana! Cosa sta succedendo? Ok, devo andare lì. Come cazzo ci vado, mo'? Non guardatemi male. Io non so dove andare, perdonatemi. Fatemi solo passare. Ma perché sparano a me? Io sono appena arrivato. Oh. Cioè, ho capito che siete incazzati con lui, ma sparate a me. Ma che cazzo vi ho fatto io? Pazzi. No, fanculizzati allora. Ma guarda te. Salve. Look, if you hear me off, Serat's guys already cleaned me out. It's okay, it's okay. I'm an old friend of Gadeek's. My name's Kay. Gadeek never talked about you. Yeah, he wouldn't. But he told me you could mod my speeder. Yeah. Yeah, of course. I've got every part you could want. I mean, mag fins, aftermarket sensors, booster coils. How about a hydro repulsor? Non ce l'ha. Oh. Ma lo puoi recuperare in una base imperiale. You just said every part I could want. I mean, nella base dei super cattivi di turno. Struts, it'd shake loose in a day or two. And you don't have the struts. Not since Serat's guys came through. They took all my best parts to their island. Tell you what. Why don't you get that repulsor hooked up now? I think I can get those struts. Serat's shuttle's gonna be somewhere out on the lake. Good luck, Kay. Ready, Nix? Ah, ok. Intanto posso andare sull'acqua. L'acqua bassa. Aspetta, fammi vedere da che parte esattamente. Cioè, io devo andare qui? Andy, there's this weird cliff. I assume you're
Ma scusa, la direzione era questa. Non male che funziona bene, eh? Non mi sembra tanto. Where's that shuttle? We need to get a better look. So Kadeek, why do the syndicates want you dead anyway? My research. I sort of invented a new kind of Viper droid for the Empire. It's faster, smarter, and can hunt in packs. What? Why would you build that? I didn't go to a Core World Academy like the rest of these people. I had to prove myself. I just proved myself a little too well. Now my weapon is loose and I'm at the top of everyone's hit list. But Kadeek, I got a ship. I got a job. We could just go. It's not just the syndicates. It's killing good people. I cannot leave things like this. Okay, okay. Let me sort out my speeder. Then we'll fix this together. Thanks, Kay. Ok, direi di no. Quindi dobbiamo trovare questa navetta in questa zona. Non credo c'entri questo coso, vero? Ah no, era proprio lì. Trova i montanti in duracciaio. Bene, ci siamo. E adesso? Ma se io sparassi a tutti e basta? Se li piombo addosso con la lama celata. Beh, a me sembra un buon piano scendere così. Ma no, che palle! Zitti! Passa qui, passa qui. Dick Ferrick, the shuttle's getting away. I've got to go after it. Come le seguiamo sta nave, scusami. Dai, sali su, sali su. We're going. Let's go. Vai. Kevin, the speeder's making a weird sound. Okay, you're gonna have to move fast. Oh, come on. You're all right. You can make it. Just a little bit further. Let's go now. Mamma mia, ma perché? Ma se devo passare di qui, ma perché mi metti un cazzo di campeggio in mezzo? Via. Via, 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 via. Che ideaccio. Andy, I'm tailing a cargo shuttle leaving the lake. Any idea where it's going? I have it. It's on a landing pad inland. Ok, atterrato. Timon, something just clanged, like really clanged. That was the hydro repulsor slipping its alignment. You need to stay off the water until I get it fixed. Ok, quindi si è già rotto il propulsore, va bene. Praticamente noi. Do you know what a regular strut looks like? Yeah. Like that, but first. Grazie. Noi dovevamo fare tutto sto casino per avere la possibilità di andare con lo speeder nell'acqua. E lui ce l'ha data. Però è a tempo. Quindi l'abbiamo usata per inseguire sti qua. E adesso si è rotto, quindi non possiamo più andare in acqua. E dobbiamo raggiungere sta nave per riparare lo speeder.
in modo da andare in acqua un'altra volta. In tutto ciò potevamo da subito raggiungere l'obiettivo finale e lasciar perdere sta roba, dato che per un po' in acqua potevamo andarci. In tutto ciò non serve a un cazzo niente, perché abbiamo una fottuta nave. Possiamo atterrarli nel buco del culo con i blaster in mano e prenderci quello che dobbiamo prenderci. Però no. E questa cosa mi manda i matti, santo cielo. Vaffanculo, dai. Curati. Vai. Non ho le cure. Che cazzo è? Oh merda. No, ok, qua muoio malissimo. Sono stato forse un po' un pelino precipitoso, Un pochino. Non ho le cure. Come si fa? Muoio. Semplice. Fermo. Dammi delle... Aveva droppato le cure. Aveva droppato le cure. Questione di attimi. Allora facciamolo stealth. Scendi. Giù. Qua non so dove nascondermi. Mi ha visto qualcuno? Mi hanno decisamente visto. E vabbè. Corri, prendi tutto. Tutto ciò io non dovrei semplicemente... Ok. Non dovrei semplicemente prendere qualcosa qui ed andarmene. Eccolo. Sì, fatto. Temmin, I found your struts. That's incredible. Think you can make it back to Mira? Yeah, no problem. Sì, sì, aspetta, I'll meet you at the speeder dock. Mi levo un attimo dalle palle. Fatto. Corri. Via, via, via. Abbiamo praticamente speedrunnato sta cosa. This speeder mod had better be worth it. Can't do anything about my Viper droids if you can't even get around the planet. Trust me, it's necessary. Aspetta un attimo. Mappa. No, aspetta, aspetta. Dov'è che devo andare ora? Dovrò andare nel villaggio, giusto? Vai. Ah, e la mia nave è qui. No, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. Cazzo ci fa qua la mia nave? Oh mio Dio, allora, rivenditori di rottami, no, la Viper, collaborazione con Gilic.
Perché me la segnali sempre qua? Questo è un bug. Ritorna da Tennim. Traccia. Ok. Dov'è Temmin? Tennim? Coso? Allo spazioporto di Mirra? Siamo sicuri che è lì? Sembra un po' strano, ma... Vai. Vediamo. Sarei davvero qua? Tra l'altro col viaggio rapido noi ci spostiamo grazie alla nave, cioè... Perché non farlo sempre? Ah, ok, sì. Quindi lui in realtà lavora qua. In questo negozio. Eccolo. All done. It's no balabala, but it'll get you where you need to go. Nice work. Hey, Surratt's guys aren't messing around. If you're gonna run a shop like this all on your own... I'm not afraid of Surratt. I'm just saying, with these syndicates, you gotta watch yourself. Or at least get some backup. I'll think about it. Thanks, Kay. You ever need anything fixed, you know where to come. No posto. Quindi ora la prossima missione mi chiederà di andare con lo speeder in acqua per raggiungere un punto dove... Ok, può viaggiare su ampi specchi d'acqua permettendoti di esplorare nuove aree, va bene. Dicevo, potremo aiutare il nostro riparadroidi a saldare i suoi debiti, a risolvere la sua situazione in modo che possa... viaggiare insieme a noi senza troppe preoccupazioni. Gajik, I fixed up my speeder. Now, how do we stop your Viper droids from terrorizing the Akiva underworld? We don't. At least not by ourselves. But I've got friends in the jungle who might be able to help. What kind of friends are we talking about? A reliable kind. I'll send you the coordinates while I head to the Imperial base. My credentials are in Burns, so I should be good on my own. Ok. Ok. How's it going with your droid, Smith? Great. Good. Pretty good. Right. Well, if you need some extra help, I've sent something to the Trailblazer. Thanks, Jalen. I'll handle it. Fin troppo gentile questo Jalen, eh? Anche lui mi puzza abbastanza. Comunque, per oggi ci fermiamo qui. Quindi, dovremo andare a cercare degli amici nella giungla. Va bene. Mi sembra tutto un brodo molto allungato per ora questa missione. Pensavo molto meglio all'inizio, ma staremo a vedere. L'ultima volta con Jabba è decollata, è diventata una bella missione, quindi magari succederà anche questa volta. Però per oggi è tutto, quindi vi ringrazio di aver seguito la live. Noi ci vediamo domani sera alle 20:30 con la prossima. Quindi buonanotte e a domani.